proviamo anche a capire se abbiamo ben chiaro qual è il nostro ruolo. Molte volte si sentono, insomma, da parte di tutti, insomma, toccare degli aspetti che sono anche quelli di tipo economico all'interno delle associazioni. Teniamo ben presente che la parte economica di un'organizzazione di volontariato che nasce perché sul territorio c'è un bisogno e attraverso questo bisogno crea un'organizzazione che non dà solamente servizi all'esterno, ma crea aggregazione all'interno ed è quel valore aggiunto del volontariato sui territori. Però quando anche ci poniamo un attimo il tema della parte economica o se un'associazione vive o non vive, se ha risorse economiche piuttosto che attrezzature, ricordiamoci che la parte economica è lo strumento, non è il fine. Quindi noi dobbiamo sempre tenere presente che oggi esistiamo, ci siamo, ma non è che per forza e continuamente dobbiamo essere presenti sempre in ogni luogo. Noi siamo a disposizione della cittadinanza, della nostra comunità. Ci siamo e ci dobbiamo essere, e ci vogliamo essere, ma soprattutto non ci vogliamo far dire come si deve stare. Siamo noi il volontariato, siamo noi che dobbiamo decidere come stare sul nostro territorio, siamo noi che soprattutto dobbiamo però creare le condizioni che ci consentano sempre di dire che noi siamo assolutamente trasparenti. Noi dobbiamo essere una casa di vetro dove tutti dall'esterno vedono quello che facciamo. E non dobbiamo mai in alcun modo fare in modo in maniera che nessuna delle pareti di questa casa, per qualunque motivo, insomma, non consenta di vedere cosa c'è all'interno. Perché molte delle discussioni che si sentono un po' in giro per l'Italia, insomma, questo paese è fatto a macchia di leopardo, ma non solo nel nostro mondo, anche in tutto, ma in particolar modo nel nostro mondo è costruito a macchia di leopardo, insomma, abbiamo sentito dalla formazione e da quant'altro. Però noi dobbiamo essere ovviamente al nostro interno i primi a volere, a ottenere, a cercare la coesione, a cercare un sistema unico che almeno all'interno del nostro movimento ci consenta di parlare tutti quanti la stessa lingua. Quando avremo raggiunto anche in modo completo questo tipo di maturità, allora a quel punto anche ci rivolgeremo alle istituzioni dicendo che comunque noi sappiamo bene cosa siamo e che cosa vogliamo. I dati FIASO dicono, soprattutto in Regione Lombardia, così come faceva prima il dottor Lio riferimento, la Regione Lombardia ha dichiarato che se dovesse fare l'attività che fa oggi con solo personale dipendente senza utilizzare il volontariato costerebbe 85 milioni di euro all'anno in più questo tipo di attività. E questa è solo una regione, ma questo è evidente. Però questo non può essere l'unico elemento per cui qualunque tipo di ente si rivolge al volontariato dicendo ho bisogno di voi perché costate poco, perché guardate che questo è quello che sta accadendo. Ma non accade solo con le istituzioni regionali, accade anche con quelle comunali, vicine, capiterà a tutti, l'associazione comune che dice io non ho più risorse economiche, non so più come portare gli anziani da una parte piuttosto che dall'altra. Certo, il risparmio economico, se questo si raggiunge utilizzando il volontariato perché è inserito in un contesto di quel territorio e viene comunque tenuto in considerazione per quello che è, ben venga, anzi questo è uno degli obiettivi, ma non deve essere l'unico.